Esattamente sì, come il tuo, effettivamente c'è questa sensazione che non è solo esclusivamente politica, in quanto sì, tutto avverrà fra diversi mesi, quindi in periodo autunnale, se non addirittura il prossimo anno, quindi sulla tempistica delle elezioni italiane ancora non si hanno notizie certe, l'incertezza c'è perché effettivamente, indipendentemente dalla legge elettorale, che sembra essere l'unico punto convergente delle forze politiche, in realtà l'Italia rimane dal punto di vista delle aree politiche divise in tre e nulla sembra prevalere. Quindi l'incertezza c'è. Questo è evidente sui mercati, è anche vero che veniamo da ormai 6-7 mesi di rally continuo sul mercato italiano. Dobbiamo anche dire che il rally c'è stato anche sul DAX, oggi è chiuso, ma anche il mercato tedesco, quindi il mercato europeo, in realtà hanno un rally e non hanno, al contrario dell'Italia, quindi questo confermerebbe l'incertezza, il discorso dell'incertezza politica, non hanno al momento nessuna intenzione di invertire la propria tendenza rialzista, idem per gli Stati Uniti che una volta alla settimana continua a battere i prossimi massimi, i propri massimi storici assoluti. C'è anche da dire però un'osservazione che magari adesso possiamo dire i mercati stanno invertendo, mostrano debolezza, lo vedo nella giornata di oggi proprio per l'incertezza politica. Aggiungerei anche l'aspetto della manovra finanziaria. Incerta, bisogna vedere che manovre correttive bisogna fare, bisogna vedere l'Europa che sconti si fanno diverse parole, insomma, è ancora l'incertezza non è solo politica, ma è anche economica. C'è da dire però che in generale non solo quello che è successo negli ultimi 10 giorni o l'ultimo mese, ma quello che sta succedendo ormai da 5-6 anni, sembrerebbe insomma che le questioni politiche interessino sempre meno i mercati finanziari, un po' perché li anticipano moltissimo, proprio perché fanno quello che vogliono. Insomma, poi dopo questo devo anche dire che sulle incertezze italiane, che siano politiche o che siano economiche, penso che i mercati internazionali ormai ci abbiano fatto l'abitudine. E considerata anche i livelli attuali ai quali siamo, perché siamo ancora attorno a 20.000, siamo ancora lontanissimi dai massimi storici, non prendiamo un grafico a 5 minuti, neanche un grafico daily, prendiamo un grafico mensile, vediamo che siamo molto schiacciati e molto depressi relativamente a tutti gli altri mercati azionari importanti del G7. Quindi direi che l'incertezza politica e economica del nostro paese ormai è data ampiamente per scontata a tutti i grandi investitori esteri, dai fondi pensione agli hedge fund e così via, tale per cui ormai molti ci abbiano mollato, se posso dire questo termine, ci abbiamo lasciato, non ci guardino più con grande interesse se non per certe mensilità o certi periodi in cui c'è il tema e diventa un movimento prettamente speculativo. Vengono a giocare un po' in Italia. Ho un collega che lavora in un hedge fund a Londra e dice: per noi l'Italia sotto certi aspetti è un po' un club med, cioè quando non sappiamo cosa fare, non abbiamo temi interessanti, veniamo a muovere il mercato italiano, lo facciamo salire 2 settimane, lo facciamo scendere le altre 2 settimane e facciamo un po' di gain cercando di fregare, sempre se posso usare questo termine, i pesci piccoli.